Rieccoci con le fonti Closing Bell. Abbiamo parlato in rush hour, facendo un bel focus, insomma, sulle vostre richieste per quanto riguarda l'andamento dei titoli e non soltanto. Adesso stiamo osservando ovviamente anche i lavori in corso a Glasgow. Oggi la giornata di Barack Obama, il tempo sta scadendo, dobbiamo fare di più con tanto di, insomma, allarme lanciato appunto dall'ex presidente degli Stati Uniti, il quale, insomma, ha detto sì, progressi significativi dall'accordo di Parigi, ma bisogna fare di più collettivamente e individualmente. È stata la sua giornata, una tavola rotonda con una decina di giovani attivisti ambientali di tutto il mondo. Io non so se il nostro amico in collegamento con noi, Angelo Drusiani, abbia seguito Barack Obama oppure no nel suo intervento a Glasgow. Già che ci sono, te lo chiedo mentre ti saluto, caro Angelo. L'hai seguito? Intanto buon pomeriggio, Dal ovviamente. punto di vista della fiducia che io possa avere nei confronti di chi sta governando in questo momento il mondo, non è un granché, perché io ho l'impressione che in definitiva non siano poi così davvero interessati a fare in modo che la situazione del clima possa migliorare. Ci sono troppi interessi diversi, tipo quelli dell'economia, che secondo me in questo momento ostano con una situazione molto migliore a livello di clima. Insomma, quindi praticamente tu sei d'accordo con, intanto stiamo vedendo delle immagini ovviamente dalla giornata, dall'Obama Day, sei d'accordo con Greta, è tutto un bla bla bla. Ma sai, io ho l'impressione che sia molto difficile, che non è semplice cambiare mentalità quando si hanno dell'età attorno ai 50-60 anni, come sono gran parte dei governanti di oggi. Quindi, da questo punto di vista, io mi aspetto che ci possa essere sì una forte attenzione, probabilmente in futuro un'attenzione alla situazione del clima, però, signori miei, sono passati molti anni, pensate solo a quante foreste hanno tagliato, quindi da questo punto di vista sicuramente il bene non è stato fatto. Si può recuperare? Speriamo. Io lo spero soprattutto per i giovani, perché vabbè, io sono già avanti con gli anni diversi, ma per i giovani mi auguro vivamente, anche se mi rendo conto che la battaglia che dovranno portare avanti è molto, molto complessa. Tu comunque mi hai detto che, insomma, non l'hai seguito più di tanto, quindi hai fatto un po' come sempre come Greta, che ha deciso di snobbare, almeno così hanno titolato i giornali, Barack Obama per tornare a scuola. Evidentemente ai giornali non sta mai bene quello che fa Greta. Se partecipa ai convegni dovrebbe andare a scuola, se va a scuola dovrebbe seguire Obama, ma ovviamente, insomma, è un gioco di comunicazione, ecco, in qualche modo un gioco di caccia al click. Però Obama, chiudendo, insomma, il discorso su Glasgow, ha incontrato anche delegati di varie isole, ha detto che l'allarme dei piccoli stati isolani minaccia in prima fila sul riscaldamento della terra. È un po' come quello che un tempo era nelle miniere di carbone dei Canarini per segnalare fughe di gas e sciagure incombenti, uno dei numerosi eventi di cui l'ex presidente americano è oggi protagonista alla conferenza sul clima. Ha detto: tutti abbiamo un compito da svolgere, sacrifici da fare, il quale peraltro è anche insomma, cresciuto alle Hawaii e si è definito egli stesso un island kid, cosa che non possiamo fare noi, caro Angelo, non possiamo essere degli island kid. Io al massimo posso essere un po' considerato partenopeo per il sangue che ho. Tu sei bolognese, non so se hai origini da Sono provincia di qualche Modena. provincia di Modena. Ok, chiedo scusa. No, però il paese in cui sono nato io, prima del fascismo, era in provincia di Bologna. Poi è stato cambiato, ma non cambia nulla. Io sono emiliano, sono fondamentalmente. Ok, beh, come mio papà che è nato Ercolano, che però Ercolano, insomma, non si è chiamato sempre così, gli hanno cambiato nome più di un'occasione e poi, insomma, ci siamo tenuti stretti quest'ultimo nome. Va bene, insomma, voltiamo pagina perché ovviamente se abbiamo Angelo in collegamento noi non possiamo non argomentare, non chiederti qualche informazione sui BTP Futura 33, 2033. Insomma, oggi l'abbiamo già detto in più di un'occasione, ma perché è un po' una delle notizie del giorno, si è aperto il collocamento della quarta edizione del titolo per investire sulla ripresa dell'Italia. A metà della prima giornata di collocamento le domande pervenute al MEF hanno raggiunto i 408 milioni di euro. Ad aprile si era chiuso con sottoscrizioni per 5,48 miliardi. Insomma, è un modo per
così sfidare il mercato, perché lo dicevamo anche nel collegamento precedente, con questi massimi, con questi indici e queste azioni, che questo azionario in generale che corre, scommettere sulle obbligazioni adesso sembra quasi un po' così, una mossa un po' audace, però è anche vero che si balla sulla bolla, un'altra espressione utilizzata nel corso della nostra diretta, per cui potrebbe, al contrario, forse essere il momento giusto. E allora, prima ti chiedo così una view, insomma, su questi strumenti e sulla giornata di oggi e sulle richieste, insomma, su BTP Futuro 2033. Angelo. Vedi, il Tesoro, già dall'anno scorso, per l'ennesima volta, ha dato vita ad una innovazione che a livello mondiale nessun Ministero del Tesoro ha mai posto in essere, quindi un titolo a cedola fissa ma crescente, nel senso che in questo caso sono tre le cedole, sono 0,75, sono 1,25, 1,70 nel corso dei 12 anni di vita, e ogni 4 anni cambierà questo livello cedolare. È una sorta di, non dico tentativo, però si avvicina al fatto che le cedole aumenteranno. Cosa succede? Giustamente tu facevi riferimento al fatto che investire adesso in titoli di Stato è abbastanza complesso perché si teme un rialzo dei tassi di interesse. Ipotizziamo che, anch'io ci penso e anch'io credo che sia così, però ipotizziamo che non accada, che oppure quantomeno gli interessi possono, che vengono pagati dalle nuove emissioni siano via via crescenti, ma non arrivino ai livelli che vengono fissati in questo momento dal BTP Futura, perché in punto in bianco l'inflazione è salita al punto che i consumi cadono. Quindi se cadono i consumi è chiaro che occorre tornare indietro rispetto a quello che è stato fatto, quindi devi far scendere i prezzi delle materie prime, i prezzi alla produzione, i prezzi al consumo e così via, che non è una roba abbastanza veloce, però se ad esempio non si vende è chiaro che bisogna arrivare a questi livelli. Quindi in teoria, molto in teoria, per la verità, le cedole che verranno assegnate a questi titoli potrebbero essere superiori alle cedole che i titoli nuovi che verranno emessi durante i prossimi anni pagheranno agli investitori. Quindi è una soluzione, tra virgolette, ibrida, ma molto interessante. C'è poi anche la questione, insomma, in realtà tu l'hai appena citata, insomma, c'è la questione dell'inflazione che continua a mantenersi molto molto alta e quindi, insomma, c'è anche la sensazione che gli investitori stiano cercando un po' uno scudo nei confronti di questa situazione. Di solito può essere considerato il gold, che oggi si muove anche a livelli interessanti, ne abbiamo parlato. E poi però c'è anche, come dire, insomma, la cosiddetta flight to quality, e che di solito conduce anche al Bund tedesco, che però è ancora abbondantemente in rendimento negativo, insomma. E quindi qui torniamo a parlare in qualche modo di questa emissione, insomma, e di come i BTP Futura possano fare da schermo, parlando dell'inflazione, e forse non ci sono neanche i BTP Futura come alternativa. Angelo. Guarda, il primo titolo dello Stato italiano che combatte il rialzo dei tassi è il CCT, che è stato emesso tantissimi anni fa. Il CCT ha una cedola crescente ogni 6 mesi, è ancorata a un parametro, il cosiddetto parametro, da su cui viene calcolata la cedola futura. In questo momento il parametro è ancora un parametro non particolarmente generoso, perché è l'Euribor a 6 mesi, che paga ancora un rendimento negativo, però in prospettiva futura è chiaro che anche questo qui salirà, perché così come tu hai detto prima, il titolo tedesco è ancora negativo, però non è più negativo come lo era 6 mesi fa, quindi è vicino allo zero in sostanza, è arrivato a meno 0,70 il titolo decennale, quindi pensate che tipologia di rendimento può essere. Da questo punto di vista, CCT e BTP Futura sono le armi che potrebbero servire a difendersi dal rialzo dei tassi di interesse, quindi dal rischio che, avendo dei titoli a cedola fissa, le quotazioni possano scendere. Ma ci sono anche i BTP Italia, che sono i BTP indicizzati all'inflazione dell'Eurozona, quindi la casistica è abbastanza vasta. C'è da dire che, ovviamente, se l'inflazione dovesse salire in maniera corposa, è ben difficile a difendersi sia con i titoli di Stato, ma sia anche con i titoli azionari, perché è abbastanza noto, poi tu lo sai meglio di me, che di fronte ai rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, conseguenti a un aumento dell'inflazione,
Le quotazioni delle titoli azionari tendono a diminuire perché le aziende devono pagare di più per finanziarsi, quindi gli utili scendono, il fatturato rischia di scendere, di conseguenza i dividendi che pagano sono inferiori rispetto al passato e le quotazioni tendono a diminuire. Credi che alla fine si supererà insomma, il livello di sottoscrizioni che era stato registrato all'edizione di aprile, 5,48 miliardi? Guarda, stamattina tu hai citato 400 miliardi, successivamente hanno Milioni, sì. notificato che erano 650, scusa, 650 milioni, non miliardi, 650 Ok, milioni sarebbe una cifra ok. esorbitante in effetti. 650 milioni. Io credo che sia, alle persone questa tipologia di titoli piace abbastanza. In più, pur essendo sempre un titolo emesso dal Tesoro italiano, quindi il debitore è sempre quello, però dal punto di vista delle caratteristiche è un titolo che è diverso dai BTP, dai CCT, dai BTP inflazione, e così via. Quindi è sicuramente un aspetto diverso, una tipologia di investimento diverso rispetto alla tipologia di titoli che molti investitori hanno, molti investitori hanno in portafoglio dei BTP. Una volta avevano i bot, adesso hanno i BTP perché i bot hanno ancora rendimento negativo, abbondante anche oltretutto, e quindi non vale la pena investire in BTP se non per motivi particolari. E quindi sicuramente, essendo un titolo diverso, con caratteristiche diverse, va ad ampliare quella che è la casistica dei titoli che gli investitori hanno nel portafoglio e quindi ha una sua funzione che secondo me è abbastanza interessante. Insomma, tu rimani di questa opinione e quindi vai controcorrente rispetto a chi li definiva già ai tempi e continua a definirli. Poi ovviamente avremo modo di parlare anche con loro, non i BTP Futura, ma i BTP Fregatura. Per No, io non so, guarda, io non fare sono anche così. la battuta. Non sono così drastico perché io credo che quando si emette una tipologia di titolo come questo si è pensato abbastanza a lungo su come farlo, quindi da un punto di vista mi sembra che il Tesoro italiano abbia molta fantasia. Poi è chiaro che quando si emette un titolo magari la situazione dei mercati va in senso inverso e si perde sull'investimento. Poi di qua che si emette un titolo per fregare, insomma, mi sembra un po' esagerato. Senti, tornando a noi, pensi che tutto sommato, insomma, il mercato sia riuscito a digerire le decisioni delle banche centrali, della Fed in particolare, del tapering che era così tanto temuto, si temeva insomma una correzione di quelle violente e anche perché il tapering più o meno anticipa quello che poi potrebbe essere il rialzo dei tassi di interesse e quindi il denaro torna a costare di più, indebitarsi potrebbe determinare insomma un maggior costo e quindi con la meno propensione al rischio e quindi con un'inversione totale dei mercati. Tutto questo, almeno per il momento, anche perché il rialzo dei tassi ancora non c'è stato, eccezione fatta per la Nuova Zelanda e per la Norvegia, quindi parliamo di banche centrali diciamo minori dal nostro punto di vista. Non so se, che idea ti sei fatto, cioè è il mercato che è stato bravo ad assorbire questa decisione, questa decisione della Fed o è stato Jay Powell e con la sua comunicazione a in qualche modo ammorbidire, a rendere soft il terreno e quindi a far sì che il mercato potesse avere il tempo di adeguarsi a questa, diciamo, svolta, perché poi alla fine svolta è stata, anche se è stata quasi una non notizia, perché più o meno la Fed si è mossa sui binari nella direzione più o meno preventivata e prevista dagli analisti. Mi hai letto nel pensiero, sì, in effetti io sono dell'opinione che il Presidente della Federal Reserve abbia in primis un tatto come pochi altri hanno avuto fino ad oggi, perché evidentemente a lui non interessa le luci del mercato, del fascino delle interviste e così via, difatti lo si sente pochissimo, non interessa che possa piacere o non piacere a chi sia gli investitori sia a chi scrive sui giornali, quindi da questo punto di vista è stato molto, molto corretto perché ha detto che sì, è vero, c'è l'inflazione alta, però attenzione, vediamo un po' in futuro cosa succederà, perché anche lui, secondo me, a suo parere, ma ovviamente non voglio minimamente paragonarmi a lui, a suo parere può darsi che ritenga che in effetti i rialzi siano stati eccessivi e che possa temere che poi i consumi potrebbero non volare come molti si aspettano, quindi anche a fronte poi, oltretutto, al momento ancora di una completa occupazione negli Stati Uniti, che quindi questo fa sì che sui consumi ci sia una pressione minore. Io credo che lui abbia ragionato a lungo, ha detto sì, è vero, riduciamo l'acquisto dei titoli perché
probabilmente questa è una situazione che andrà seguita anche da noi, perché non si può investire in effetti in rendimenti negativi, al limite a zero, ma investire in rendimenti negativi è una roba che può durare un paio d'anni, ma è già fin troppo in sostanza, quindi se no quegli investitori perdono la PIL nei confronti dei titoli che vengono collocati e la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, quindi da questo punto, dal punto di vista finanziario intendo. Quindi sì, secondo me lui si è comportato molto bene, i suoi interventi sono stati graditi perché finalmente il mercato ha capito che ci vuole moderazione, perché tu basta che pensi che nell'arco di 2 settimane fa i rendimenti erano arrivati a livelli molto molto alti, poi sono ridimensionati, quindi quello che è successo anche tra gennaio, febbraio e marzo è un po' hanno reiterato questi eccessi di speculazione. Eh sì, guardando il decennale, insomma, il T-note americano, anche graficamente, è sostanzialmente quasi un testa spalla ribassista, come dire, arrivato a livelli molto alti, 1,7, per non parlare di maggio, quando eravamo raggiunto l'1,8, e poi c'è stato il calo piuttosto. Oggi sono 3 starnuti, credo che sia record, Diritto quindi. solo, io a volte ne faccio 3 per volta. Ho capito, però tu non le fai mica in diretta, io invece li Vabbè, faccio sempre non mi è ancora praticamente là. capitato, però nella vita non si sa mai. Infatti. Senti, abbiamo ancora qualche minuto. Ti chiedo un commento su un'altra delle notizie del giorno che riguarda il nostro amico Elon Musk. Non so se è più tuo o più mio di amico, nel senso che oggi, insomma, Tesla scivola di oltre 6 punti percentuali. Adesso vado a prendermi vado a prendere anche il grafico di Tesla. Perché? Perché per Twitter, insomma, Musk deve vendere il 10% della quota, tant'è che l'ha anche chiesto ai suoi follower, ha chiesto ai propri follower se è il caso di vendere questo 10% di quota. Nel pre-market ha perso il 7%. Vi leggo anche la notizia, insomma, i follower si sono espressi: sì, caro Elon, devi vendere il 10% della tua quota nel gruppo che produce auto elettriche. Un sondaggio lanciato dallo stesso Musk, che aveva lanciato, scusate, in polemica con una proposta di legge dei democratici che vorrebbe dare un giro di vite alle ricchezze dei paperoni americani tassando le plusvalenze virtuali, cioè quelle non ancora realizzate sui pacchetti azionari. Si è espresso a favore della vendita il 58% su una platea di oltre 3,5 milioni di votanti. Votano praticamente più i follower di Musk che gli italiani alle politiche, facendo un È paragone. vero, è vero. Lui dice: ero preparato ad accettare entrambi i risultati. Insomma, si è preparato anche la borsa, che appunto ha registrato nel pre-market un 7%. Adesso vado a vedere l'andamento di Tesla e poi ti cedo la parola, caro Angelo. In borsa siamo a un meno 2,65, però tutto sommato oggi con dunque questo sì è il grafico daily, quindi è in fase di ripresa dopo, insomma, aver raggiunto i 1245-47, anzi, di massimo storico. Che idea ti sei fatto, insomma, su Tesla, su questo sondaggio, su Musk? Che dici? In primo luogo mi sembra che sia un uomo molto coraggioso, perché per prendere una decisione del genere non è così semplice, bisogna riconoscerlo, perché è vero, anche se ci rimette qualcosa, non è che perda tantissimo, visto la ricchezza che potrà, di cui Disporre, può certo. tenere conto, insomma. Quindi l'idea è buona, interessante, potrebbe aprire lo scenario anche ad altri titolari, altri imprenditori che sono quotati in borsa e che hanno guadagnato dal punto di vista teorico, perché poi vengono le plusvalenze di cui facevi riferimento tu prima, che hanno guadagnato tantissimo, che vogliono, fra virgolette, dividere con altri il loro successo. Così potrebbe apparire, anche se poi in realtà non lo è, perché lo farà nel proprio interesse, questo è fuori discussione, però apparentemente potrebbe essere anche una sorta di divisione fra tanti di una ricchezza che ha messo da parte in questi anni. Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze teoriche, sì, è Sì. una situazione un po' così, però non va dimenticato che molto spesso nei bilanci aziendali questo può anche accadere. Adesso qui sui privati, insomma, mi sembra un po' una forzatura. Non so se arriverà, io non credo che riuscirà a passare una legge del genere negli Stati Uniti.
Beh, interessante, interessante anche questo aspetto, questa riflessione. Intanto avevamo detto in apertura che oggi pomeriggio sarebbe stato all'insegna delle dichiarazioni, delle conferenze, degli interventi dei membri delle banche centrali, sia dell'Unione Europea, sia degli Stati Uniti e sia dell'Inghilterra. Beh, Philip Lane, che è l'uomo di Eurodollaro, che insomma in tempi non sospetti disse noi il cambio Eurodollaro lo guardiamo e come se lo guardiamo, ha detto sì, l'inflazione è inaspettatamente alta al momento. Pensiamo che diminuirà l'anno prossimo. L'inflazione dunque è temporanea, non legata a una situazione cronica. Parlando dei fattori che influenzano l'andamento dei prezzi, il banchiere cita una ripresa forte a livello globale, il famoso problema delle strozzature degli alti costi energetici, ma anche l'effetto recupero di alcuni prezzi che erano scesi nel 2020. Questi sono i fattori che influenzano l'andamento dei prezzi. E poi ha escluso il tapering, parliamo di Banca Centrale Europea. Quindi piano antipandemico PEP, su sollecitazione della Germania di ritiro, insomma, di questo piano, ha ribadito che, insomma, non c'è alcun tipo di pressione esterna e non è ancora il momento, insomma, di avviare il tapering per quanto riguarda l'Unione Europea. Se ne discute negli Stati Uniti, lo si fa nel Regno Unito, ma non in Eurozona. Questo dice Philip Lane. Hai una chiosa sul suo intervento, Angelo? Se no, ci salutiamo e ci risentiamo presto. Secondo me è giusto farlo perché noi europei abbiamo una propensione a rischio minore rispetto a quegli Stati Uniti e probabilmente anche del Regno Unito e quindi andiamo trattati coi guanti. Quindi è giusto fare così, arrivare dolcemente a quello che sarà poi il tapering anche in Eurozona, quindi tramite la BCE, ma sostanzialmente dobbiamo essere vezzeggiati, quindi anche in finanza dobbiamo essere vezzeggiati. Grazie Angelo Drusiani e a presto, buon lavoro ovviamente. Grazie a voi, grazie dell'invito, arrivederci.